Allora, ciao amici, oggi voglio parlarvi dell'ultimo numero di Giulia, il numero 308, è caduta una stella. Allora, niente, vediamo, innanzitutto vediamo i crediti. Allora, è sempre soggetto di Giancarlo Berardi, sceneggiatura Giancarlo Berardi e Lorenzo Calza. Qui ho visto che tanto si alternano Berardi con Maurizio Mantero o con Lorenzo Calza. I disegni di Marianna Ignazzi, che sinceramente non so se è la sua prima, non l'avevo mai sentita, la sua prima numero, vabbè, non lo so. Copertina, vabbè, le copertine di Giulia sono, non hanno niente da che vedere. Ultimamente non è che mi piacciono tantissimo, a parte qualcuna comunque di Cristiano Spadoni, lettere di Valentina Pirano. Allora, vedi la storia in pratica di una certa Molly Lester, che praticamente è a studio, deve fare un provino, una questa modella deve fare un provino dove niente meno che la fotografa è Norma Kendall, la sorella minore di Giulia, la nostra Giulia Kendall. Praticamente a questo provino partecipa anche un certo David Dylan Bruckner, o Bruckner, che è appunto l'agente di Molly, che è questo soggetto qua. Parla di un rostrum dove praticamente si dovrà esibire come modella, fare una sfilata e niente, fino a un certo punto poi c'è un discorso tra Norma e Dylan, perché questa, diciamo, Norma aveva fatto delle foto per un'agenzia di pubblicità di cosmetici, lui praticamente dice, visto che questa moglie è così bella, dice perché non hai allargato l'obiettivo, dice io perché sono una professionista. Poi troviamo Giulia, praticamente che quindi sta parlando con la sorella, dicendogli perché adesso non viene a stare con lei, ma lei dice preferisce stare da sola. E è al telefono con Enrico, il famoso Enrico di Genova, il fidanzato di Giulia. E da qui, da pagina, siamo a pagina 19, inizia praticamente una conversazione che lui gli dice che in realtà ha preso un biglietto per New York, quindi potrebbe arrivare a stare, ma non è altro questo che ci troviamo in queste pagine nel consueto incubo di Giulia, che viene assalita sia da Leo Baxter, viene assalita dalla stessa sorella Norma, che gli dice che gli deve lasciare spazio, e dallo stesso, insomma, Enrico che praticamente la vorrebbe tutta per lei. Poi andiamo al punto cruciale, c'è la sfilata al rostrum, dove praticamente troviamo, io qui scusate che leggo perché ho fatto, preso degli appunti, dove ci sono a vederle sia i genitori ah, ecco, una cosa che non ho detto, si era presentata Shannon, qui l'agente si chiama Shannon, scusate, Cottery, e Neal Lester, che sono appunto genitori di Molly. Che praticamente devono assistere alla sfilata, vedete, però sono questi due soggetti qua che vediamo poi nel corso della storia essere molto diversi. Che succede? Che praticamente Norma non vede Molly perché toccava lei fare la sfilata e la trova appunto, arriviamo, siamo qui a pagina 35-36, la trova morta dietro a dei vestiti del camerino e si scoprirà subito che è morta per overdose. E da qui che inizia tutta una serie di vicissitudini dove praticamente viene chiaramente sentito il ragazzo di Molly, un certo Dylan Bruckner, no scusate, no Dylan Bruckner, aspetta, da Daniel Courtney, che è questo qua, questo ragazzo qua, ragazzo di Molly. Che lui appunto non sapeva niente, che lei si drogava, lui è un ragazzo per bene, un ragazzo pulito, e si scopre che questa moglie addirittura, quando Norma la scopre, aveva molti buchi fuori appunto da siringa nel braccio. E quindi teoricamente c'è questo, poi ecco, una cosa importante nella storia, che questo posso dirlo senza spoilerare, che teoricamente Norma, anche lei indaga.
adesso qui dopo, anzi lo dico dopo, indaga e praticamente conosce una certa Jane Barrymore, la migliore amica di Molly, che adesso vi farò vedere. Adesso arriviamo al punto. Che è questa qua, la migliore amica di Molly. Però c'è da dire un fatto, che praticamente Dean e Turbini assistono, qui siamo a pagina 63 e seguenti, assistono alla morte di Daniel Bruckner, l'agente, quello di Molly, che viene gettato appunto, si vedono due persone che litigano, lo vedete qua, ecco, vedete questa che litigano, e questo lui cade nel precipizio e quindi muore, questo Dylan Bruckner. E chiaramente poi ecco importante anche, qui lo posso dire, importante anche che si scoprirà quindi tutte le vicissitudini. Lei addirittura va in camera va a casa appunto dei signori Lester, parla con i signori Neal e abbiamo detto Shannon Cothery, i due signori appunto genitori che sono una madre proprio troppo oppressiva, e un padre addirittura anaffettivo, e addirittura sale in camera di Molly e trova anche una camera appunto asettica dove non ci sono specchi, qui dopo è molto bello, non ci sono specchi, e trova anche un libro, che oltretutto è un romanzo che amo moltissimo, di Joseph Conrad, Linea d'ombra, dove praticamente c'è appunto il romanzo che parla delle fasi della vita dell'uomo attraverso la navigazione in un fiume. Vi consiglio di leggerlo veramente se non l'avete fatto. Oh, adesso qui mi fermo con la storia perché altrimenti poi farei spoiler. Allora, che cosa dire di questa storia? Niente, siamo sempre lì, nel senso che il finale è abbastanza, perché sì, uno potrebbe pensare, ma poi se uno legge bene si arriva a chi praticamente, a chi è, a, diciamo, come se ci fosse un doppio assassino, chi è, diciamo, aveva causato la morte di Molly. E soprattutto l'omicidio di Dylan, che poi c'è un collegamento, ma non posso dire altro. Qui mi è piaciuto molto il diario di Giulio. Questo devo dire, il diario di Giulio qui è stato molto presente. Io il diario di Giulia mi piace molto, quindi diciamo insomma è inerente molto alla storia, cioè sempre, però diciamo che si aggancia bene all'andamento della storia. Quello che non mi è piaciuto meno è che il fatto che ci diciamo che Giulia, alla fine qui si potrebbe dire che quella che indaga non è Giulia, ma in realtà è la sorella, quindi quasi che qui protagonista è la sorella, anzi senza un quasi, diciamo che all'80% è la sorella. E niente, però è una storia, sono storie così, infatti a me mi fa rabbia praticamente, perché secondo me, io dico questo, no? Adesso non è un lamento. Allora, Giulia, io ho capito che ormai è così, ha preso questo andamento. Allora, o ecco, ti trovi la storia, quella del numero precedente di Mirna, che allora ti ritrovi, che però non ha, diciamo, nome, è sempre lei. E se no ti trovi queste storie dove praticamente tu vai avanti, diciamo che qui mi è piaciuto il riferimento a Joseph Conrad, cioè c'è qualcosa di buono da prendere, però è come se tu prendessi degli spunti, ma la Giulia ormai non torna. E poi basta, basta, questo teatrino, lo dico sempre, questo teatrino con Enrico, fateli, scusate, intanto fateli trombare questi due qua, almeno ci sarà un'evoluzione e fine. Però sì, dopo ci sono altri personaggi minori che forse possono anche, diciamo, di storie, noi lettore, di dire ma potrebbe essere stata questa persona. Poi però se uno lo legge attentamente, no.
E niente, quindi vabbè, una storia normale, non è che ci sono, ecco, io poi ho segnato anche le pagine, sono molte pagine di Giulia, no? Io poi me le vado a rileggere, diciamo, questo il jolly di questa storia sono il diario, che poi, insomma, qui ecco, non so, il diario da chi si è scritto da sempre da Berardi. O Lorenzo Casa. E poi ecco, bisogna dire c'è questa ormai alternanza Berardi Mantero Berardi Casa. Vabbè, comunque è una storia che io gli dovevo dare un 6 e mezzo, ma io do un 6 più non posso dare. Ripeto, il tema della moda, una cosa forse che anche se sentita e risentita più volte, non lo so, secondo me non ci so. Io penso questo e qui chiudo. Io ho paura che proprio non ci sono più idee, capito? Cioè, vedete anche questo, io sono così, ma Giulia, no? Perché allora un fumetto così, cioè, io non dico che deve chiudere, no, assolutamente no, però veramente date una svolta, qualcosa. Esempio, ecco, ripeto, qua potrebbe essere anche l'iniziativa di dire, vabbè, la sorella è tornata, che ne so, la sorella appunto indaga da un punto di vista, diciamo, poliziottesco, e tu Giulia invece da un punto di vista psicologico, criminologico, boh, potrebbe essere un'idea, io la lancio così, ditemi che cosa ne pensate. Va bene, un carissimo saluto a tutti voi e al prossimo video. Ciao a tutti.